22 anni dal duplice omicidio di Novi Ligure, in cui persero la vita la madre e il fratello di Erika per mano di lei e del fidanzato, Omar torna a far parlare di sé. L'ex moglie pare abbia denunciato presunte violenze contro di sé e maltrattamenti contro la loro figlia durante i mesi del lockdown. E in attesa dell'udienza di venerdì, il GIP rifiuta la misura cautelare. Adesso non c'è più pericolo. Lo ricordate tutti, Erika e Omar furono i protagonisti di un terribile fatto di sangue che sconvolse l'Italia intera per quel duplice omicidio, delitto che costò la vita alla mamma, al fratellino di Erika. I due hanno scontato la loro pena. Per Omar si riaprono di nuovo appunto le cronache. Perché? Che cosa sta succedendo? Allora, noi abbiamo il nostro Mario Acampa in diretta con i due legali di Omar Favaro, ma intanto vorrei mandare questa scheda. Erika e Omar sono fidanzati e hanno rispettivamente 16 e 17 anni. Da 2 anni lei prende brutti voti a scuola, la madre è preoccupata per le sue possibili brutte frequentazioni. Una storia come tante, fino alle 19.30 di quello stesso giorno. Mamma Susi torna a casa e non sa che Omar è nascosto nel bagno a pian terreno. Non sa che ci sarà un litigio che sfocerà in una colluttazione violenta, violentissima. Non sa che sua figlia e il suo fidanzato Omar uccideranno lei e il figlio minore, il piccolo Gianluca, disgraziatamente accorso sul luogo del delitto. 22 anni dopo arriva sul tavolo della procura di Ivrea il caso di un uomo denunciato per presunta violenza sessuale e anche per presunti maltrattamenti nei confronti non solo della moglie, conosciuta 8 anni prima, ma addirittura della loro bambina. I fatti farebbero riferimento ai mesi del lockdown. Nuovo caso, nuove indagini, stesso accusato. E lui è Omar Favaro, il fidanzatino di Novi Ligure, che oggi, a 40 anni, ha scontato la sua pena per il precedente delitto, ma ora si cerca di fare chiarezza su questo nuovo caso che lo riporta, suo malgrado, sotto i riflettori della cronaca. La procura di Ivrea aveva già chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, che però è stata negata dal giudice per le indagini preliminari. Non ci sarebbe più pericolo, visto che i due non stanno più insieme. Nel frattempo, il caso è già finito sul tavolo del Tribunale del Riesame di Torino per appurare la verità. Il suo passato lo perseguita, dice il suo avvocato Lorenzo Repetti. E allora forse sì, ci sono ancora delle verità da accertare, ma forse ci sono passati che non passano mai. Allora Mario, con la delicatezza che noi adottiamo e teniamo in casi come questi, dove c'è una denuncia molto molto pesante verso appunto Omar Favaro e soprattutto con gli avvocati adesso di Omar che risponderanno a questa denuncia. Ricordiamo però che appunto proprio per il tema delicato, stiamo parlando di violenze domestiche, ecco, ti chiedo ovviamente di mantenere grande equilibrio. A te. Assolutamente, come sempre Eleonora, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono proprio con l'avvocato Lorenzo Repetti e con Vittorio Gatti. L'avvocato Repetti ha seguito insieme all'avvocato Gatti ovviamente Omar Favaro già 22 anni fa per la triste insomma vicenda giudiziaria che abbiamo raccontato anche durante il filmato. In questo caso, a distanza di 22 anni, raccontiamo di un Omar che ha ricostruito la sua vita dopo aver scontato la pena. 8 anni fa ha conosciuto una donna, si è sposato e ha avuto una figlia. Per questo motivo ovviamente ci sarà un'estrema cautela sia per i fatti, visto che parliamo di denuncia di violenza e di maltrattamenti, sia per il fatto che è coinvolto
un minore, è coinvolta una minore. E poi la doverosa premessa è il fatto che ovviamente premessa è che l'avvocato ovviamente è un avvocato di parte, quindi proveremo a ricostruire la storia con questa consapevolezza e lasciando ovviamente aperta la possibilità alle controparti di volere quando vorranno intervenire. Ma avvocato, la storia che raccontiamo oggi, che coinvolge Omar, è una storia che si inserisce in una causa di separazione, è così? La vicenda di 22 anni fa non ha nulla a che fare con la vicenda odierna. È in corso una causa civile di separazione giudiziale dove c'è una certa conflittualità tra i coniugi per ottenere l'affidamento della figlia minore. È in questo contesto che si inseriscono poi queste accuse che Omar respinge totalmente perché le ritiene calunniose. E riteniamo anche che per la modalità, le tempistiche con cui sono state pronunciate queste accuse, queste siano strumentali a ottenere una posizione di vantaggio. Vabbè, questo è un suo pensiero, però, avvocato, lo ricordiamo. È una dichiarazione. Mario, queste sono gli avvocati della difesa, per cui esprimono un giudizio che, ripeto, non è, come dire, assolutamente in questo... in questo momento quello che dice invece l'accusa, cioè che ci siano stati dei maltrattamenti, addirittura delle violenze, si parla anche di violenze sessuali. Per cui, ripeto, Mario, dobbiamo essere assolutamente, assolutamente, come infatti premettevo su questo. Assolutamente, infatti come premettevo, ovviamente stiamo parlando con gli avvocati di parte, quindi costruiremo, ricostruiremo in questo caso parzialmente la vicenda. Comunque il vostro cliente rifiuta insomma, nega qualsiasi... Sì, il nostro cliente rifiuta, vabbè. Però bisogna anche precisare che fino adesso è stata svolta un'indagine unilaterale, perché Omar non è mai stato sentito, non ha mai dato la sua versione dei fatti, e Omar ha preso con un grande sconforto e incredulità di queste accuse, con la fuga di notizie e della comunicazione della fissazione di questa udienza al Tribunale del Riesame. Questo va anche precisato, perché noi non siamo stati ancora fino adesso mossi nella condizione di difenderci. Rimane il fatto che ovviamente questo va ricordato. Scusami, avvocato, chi ha parlato? No, Gatti, andiamo da Gatti che non ha parlato. Non avete ricevuto... Sì. Repetti, sono Repetti, sì. Sì, sì, volevo parlare con l'altro avvocato. Non avete ricevuto nessun tipo di comunicazione? Come? Dice che se non avete ricevuto nessun tipo di comunicazione? No, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, non avevamo... L'avete letto, se non quella appunto dell'appello del... promosso dal pubblico ministero. Quindi, e tra le altre cose, anche leggendo gli atti abbiamo notato una certa discrasia ammessa dallo stesso pubblico ministero tra quello che è la ricostruzione che viene fatta nel penale e quella che viene fatta nel civile. Quindi questo è un fatto che comunque è un fatto storico, certo, che non proviene sicuramente da noi, ma proviene addirittura dal pubblico ministero che se ne è accorto. Va bene. Allora io direi ovviamente, di attendere, però rimane il fatto che c'è una denuncia. Mari. Di attendere gli esiti, esatto. Perché capite che diciamo cerchiamo di, no? Qua c'è un magistrato in studio, dobbiamo capire come si svolgeranno poi i fatti successivi. Assolutamente, parlarne ora è inappropriato. Mi permetto di dire che storie come questa, cioè di denunce che si innestano anche in contesti di separazione, sono tristemente diffuse e la risonanza mediatica in questo caso è data dalla notorietà dell'indagato, che non ci deve però condizionare in un sereno giudizio di quelli che sono i fatti sulla base degli elementi che poi oggi qui in questa sede... Ecco, diciamo il fatto che sia uscito sui giornali, questo Repetti dice, no? Beh, noi abbiamo visto questa notizia sui giornali. Questo spesso accade, non dovrebbe essere così, però... Spesso, succede molto spesso, non solo nei casi diciamo mediati, succede molto spesso che il nome dell'indagato o che una persona è soggetta ad indagine lo scopre appunto dai giornali. La denuncia, si dice spesso, la denuncia viene notificata. La denuncia non è mai notificata. Io posso denunciare una persona, posso denunciare la mia convivente, una persona a me vicina, e quella persona non sa
fino a un certo punto, fino al momento in cui o viene sentita... Potrebbe non saperlo mai se è archiviato. Potrebbe non saperlo mai, esatto, se il procedimento addirittura viene archiviato. Quindi se c'è una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero che ritiene che la mia denuncia sia infondata, richiesta di archiviazione, decreto di archiviazione da parte del GIP, è possibile che un soggetto, un cittadino, un studente libero sia indagato senza saperlo mai, oppure che lo apprenda dai giornali. Quindi è assolutamente corretto quello che si dice. È chiaro che però in questo caso immagino che se l'indagato voglia essere sentito, credo c'è stato pure riesame, in qualche modo può essere sentito, si possono depositare ovviamente memorie, ci si può difendere. In questo caso il procedimento è abbastanza noto e notorio, non solo perché è mediatico, ma perché ormai insomma credo che sia in una fase anche a riesame, quindi insomma ecco c'è già una fase procedimentale avanzata, quindi il caso può essere sicuramente sentito. Però ecco, giusto per spiegare a casa, perché spesso si dice ma come mai io appunto non so che sono stato denunciato, è possibile che la denuncia non è mai notificata, non esiste l'ufficiale giudiziario che ti notifica la denuncia. Ecco, questo lo diciamo per spiegare il principio di segretezza investigativo appunto delle indagini. Però i giornali scrivono, Lugli, fra l'altro, adesso Omar da quanti anni era tornato libero, ripeti? Rispetto alla vecchia. Ma Omar è tornato libero da circa 14 anni. Da circa 14 anni. Ormai sono libero passati tanti anni, da quel caso. Si è rifatto una vita. E... Certo, e adesso insomma abbiamo letto questo, ripeto. Non lo sentite. Dobbiamo aspettare, ripeti, magari quando avrete poi delle evoluzioni, ci saranno la possibilità di raccontare qualcosa infatti, di più, saremo in diretta. Volevo sentire un attimo... Massimo Lugli, Massimo. Infatti, quel caso. Il nostro obiettivo è quello che cali il silenzio su questa vicenda. Ecco. Però è finito. Cali il silenzio su questa vicenda perché occorre serenità nella gestione della causa civile. Sono minore e anche nella difesa di Omar nel penale. Quello che mi premeva sottolineare è che fino adesso è stata diffusa la versione della persona offesa, ma il mio assistito non ha ancora potuto dare la sua versione e difendersi. La difesa. Grazie a Repetti e grazie a Vittorio Gatti. Allora, grazie al nostro Mario Acampa. Massimo, questa è stata una vicenda che ha sconvolto l'Italia. Su questi ultimi sviluppi, per carità, cautela massima. Esatto. Su quello che è successo a Novi Ligure, allora, uno degli omicidi che scossero di più l'opinione pubblica, ma non solo perché c'era il bambino di mezzo, ma per l'atteggiamento del papà di Erika, che colpì moltissimo, perché se ricordiamo il papà che rischiò di essere ucciso perché era finito nel mirino anche lui, non solo non disconobbe la figlia, ma la sostenne per tutto il tempo, la abbracciò letteralmente, e questo gli aveva ucciso figlio e moglie. Ed era l'unica familiare. Ed è un dramma di questa storia, che noi sappiamo che Erika si è in qualche modo... ha superato questa cosa, perché poi questi due ragazzini assassini in qualche modo facevano anche compassione. Vabbè, superare questa cosa un po'... No, superare nel senso che ha avuto una vita normale, credo che si sia sposata, lavora, da quello che sappiamo noi, hanno fatto... mi pare 13-14 anni. 13, che era il massimo. Ma teniamo conto che era il tribunale minori, cioè l'assassino di Pasolini fece 9 anni. Quindi non era una pena incongrua, qui. Era una pena giusta, Diana, una pena severa. Prossimo...